ragazzi, come avete visto dal titolo, oggi voglio parlare del podcast e dell'intervista o della, diciamo, discussione tra Dr. Mike Israetel e Dr. Greg Doucet, che in realtà non è un dottore, però c'ha un master in kinesiologia, quindi uno un master in kinesiologia e l'altro Dr. Mike Israetel, che ha un PhD in sports science, che praticamente è quello da cui io ho preso i volume landmarks, quindi le raccomandazioni per il numero di serie totali settimanali. Omar Isuf, uno dei canali più grandi in America, li ha messi insieme perché hanno due visioni molto contrastanti, però entrambi hanno, diciamo, raggiunto la fama, tra virgolette, o comunque sono stati, hanno avuto successo nella loro carriera da bodybuilder, da professore, da altre cose. Ok? Quindi voglio andare punto per punto e discutere, a mio parere, quali sono le cose che voi dovreste cogliere da questo podcast. In primo luogo hanno discusso appunto di volume e Greg diceva: io sono un IFBB Pro, ho costruito un fisico assurdo, io semplicemente la mia regola per il volume è io continuo a fare delle serie fin quando non perdo di forza di 10%. Ok? Quindi ad esempio se sulla prima serie faccio 100 kg per 10, nella seconda serie devo fare come minimo 100 kg per 9, se invece perdo ripetizioni posso o recuperare di più, quindi invece di 2 minuti recupero 3-4 minuti, lui ragazzi ha detto che recupera 4 minuti in media, quindi pensate, c'è uno dei più che ha avuto una carriera assurda nel bodybuilding e nel powerlifting, quindi occhi aperti, o riposi di più oppure hai finito lì per quell'esercizio e passi al prossimo esercizio. Da questo ovviamente il dottor Mike Israetel ha detto: ma scusa, spiegami un attimo da dove viene questo 10%, cioè te lo sei inventato, è un po' arbitrario. Greg Doucet ha detto: beh, il mio 10% è arbitrario, ma come arbitrario anche tutto quello che dici tu sul volume allenante. È meglio quello che dico io, dove quando diminuisce la forza del 10% passi avanti, o invece fare come dici tu, che dici: ah, per il petto puoi fare dalle 10, dalle 12 alle 26 serie a settimana. Giusto, quindi Greg Doucet dice: ma scusa, c'è molta differenza tra questi due numeri, quindi qual è la cosa migliore? Non possiamo saperlo. A questo Dr. Mike Israetel, chiaramente che è un esponente della scienza, dice che sono stati fatti effettivamente degli studi scientifici su di questo, su quante serie in totali producono maggiore ipertrofia, e che è stata misurata veramente, mentre il 10% è solo un numero arbitrario che magari è uscito per esperienza, magari funziona per te, per Greg Doucet, ma la scienza ci dimostra che comunque, avendo misurato quanti set portati vicino al cedimento e quanta ipertrofia muscolare c'è stata, è molto meglio avere un range di serie e poi ognuno di noi deve trovarsi all'interno di quel range di serie qual è il miglior numero di set con cui iniziare, e poi appunto se c'è una progressione tipo in overreaching o poi diminuisce nel deload, queste cose qua. Ok, quindi questo era il primo punto, che in termini di serie settimanali Greg Doucet fa molto più, diciamo, sensazione ad autoregolazione, quindi nelle giornate in cui è più stanco perde forza prima, passa al prossimo esercizio e ha finito, mentre Mike ha esattamente strutturato tutto il programma col numero di serie che deve eseguire. Sti cavoli, se perde la forza lui deve eseguire queste serie. Questo è il primo punto, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Chiaramente io penso che un mix di entrambe le cose sia intelligente usare l'autoregolazione, ma non come base di tutto. Io entro dentro, perdo forza 10%, è arbitrario, cioè passo al prossimo, ma 10% da dove è uscito? Sarebbe interessante se ci fossero degli studi che appunto magari prendono questa regola e effettivamente vedono, perché la cosa di Dr. Mike Israetel quando lui parla è che c'è stata fatta della ricerca scientifica, quindi come minimo abbiamo un migliore punto di partenza. Questo è il primo punto di discussione. Sono poi andati a passare al secondo punto molto importante, che era la prossimità al cedimento muscolare, che qua Greg Doucet, se voi vedete, lui urla a tutti in tutti i video, continua a dire: devi allenarti più forte, più duro, più forte, più duro, più intensamente. Work harder, work harder. Tell them, work harder. How hard? Harder than you worked. Dice: tu devi andare ieri, hai lavorato, oggi quando ci ritorni devi work harder di ieri. Quindi spingi il continuo, tipo per lavorare più forte, lavorare più vicino al cedimento, arrivare al cedimento, fare delle force reps se avanzati. Mentre Mike Israetel chiaramente lo guarda e dice: ma tu lo sai che sono stati fatti degli studi scientifici, soprattutto su principianti intermedi, che se uno si spinge al cedimento muscolare, quindi non riesce più a fare un'altra ripetizione con buona forma, ok, cedimento tecnico, e hanno preso un altro gruppo e gli hanno detto: fermati a 2-3 ripetizioni dal cedimento, che la crescita muscolare era uguale se non addirittura meglio in quelli che si sono fermati prima del cedimento. La spiegazione scientifica qual è? Che tu quando vai al cedimento praticamente aumenta il tuo affaticamento del sistema centrale nervoso senza essere più efficace come rep per la crescita muscolare.
Ok, quindi il tuo affaticamento sale e intanto l'efficacia per l'ipertrofia rimane costante o abbastanza costante. Cosa vuol dire? Che tu, se ti spingi al cedimento, nella prossima serie farai di meno di ripetizioni perché chiaramente sei più affaticato, ok? Quindi invece, se tu lasci due ripetizioni dal cedimento, quindi 2 reps in the tank, 2 RIR o RPE 8, e poi fai un'altra serie, riesci di nuovo a fare RPE 8, in totale fai più volume allenante in termini di ripetizioni rispetto ad andare sempre al cedimento, ok? E questo è stato dimostrato dalla letteratura scientifica, quindi questo è quello che dice Mike Sreiter. Dice: guarda, secondo me invece il cedimento dovrebbe essere utilizzato solo come tecnica in alcuni casi, nella settimana di overreaching, in cui appunto vogliamo accumulare più affaticamento perché tanto in quella dopo facciamo lo scarico, oppure quando uno è molto molto avanzato, proprio come il livello appunto di un IFBB Pro, giusto? A quel punto, a parte che si prendono altre robe, ma a quel punto il cedimento può essere una tecnica per aumentare l'intensità. Quindi questo è il secondo punto. Principianti intermedi, a mio parere, quello che ci dice la scienza, meglio rimanere 1-2 ripetizioni dal cedimento completo tecnico, mentre magari se si è avanzati allora si può pensare ad utilizzare il cedimento. Quindi quella è un'altra cosa che dovete sicuramente provare. Ultimo punto, hanno parlato di genetica, ok? Perché praticamente Greg Doucette ha detto: ma scusa, io dico queste cose, tu chiaramente non concordi con me, ma intanto guarda il mio fisico, guarda come sto io, guarda tutto quello che ho vinto, bla bla bla. E qui chiaramente Israel dice: sì, perché tu hai una buona genetica. E anche chiunque ha una ottima genetica può fare il programma peggiore e mettere su più massa muscolare, vedere più risultati di uno che fa tutto correttamente, perfettamente, dedicato, ma non ha la stessa genetica. E questo è un punto molto molto chiave da capire, che magari molti di quelli che vedete sul palco sì hanno dei fisici pazzeschi, ma mai paragonarsi a loro, perché avete una genetica diversa. Purtroppo la genetica conta tantissimo, come appunto è dimostrato da queste due persone, che in realtà si potrebbe dire Mike Sreiter ne capisce molto molto di più, almeno dal punto di vista fisiologico, però chiaramente IFBB Pro Greg Doucette ha avuto una carriera molto più di successo, ma è anche gran parte dovuto alla sua genetica. Questi erano i miei 3 takeaways, io spero vi sia piaciuto il video, mi raccomando lasciatemi un bel like, vi lascio il link qua sotto se volete andare a dare un'occhiata al podcast. E niente, come sempre, iscrivetevi, commentate, lasciatemi un like, ci mettete 3 secondi, aiuta tantissimo, non vi posso chiedere abbastanza, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!